Signor Mina, buongiorno. Buongiorno. Si ricorda che l'avevamo contattata affinché ci raccontasse un episodio importante della sua vita che l'aveva in un qualche modo cambiata. Certo, me lo ricordo, ma gli ho anche detto per telefono che io non ho avuto episodi particolari che mi abbiano cambiato la vita. Cioè, mi spiego meglio, cerco di cambiarmi da solo la vita tutte le mattine. Cioè, Cioè, fa questo è per il mio. dire che sarebbe meglio che ce ne tornassimo a casa. No, beh, voglio dire, avete voluto venire, siete qui, cioè, mi va benissimo, però sinceramente non ho particolari episodi, cioè non ho avuto grossi cambiamenti della mia vita a livello traumatico. Signor Mina, ci permette comunque di curiosare nella sua vita? Rieccoci. Certamente sì. A casa. Ho Finalmente. notato che hai diversi oggetti, molti Qualcuno. oggetti, taluni, come si suol dire, di modernariato, altri proprio antichità. Sì, non scherzo da questo punto di vista, cioè, ho anche la cantina Lo so che sei straripante. stanco, però. Ce li fai vedere? Possiamo curiosare. Ragazzi, guardate, cioè, c'è solo da che parte volete iniziare, dai cassetti, dai mobili, dalla sala. Io ti lascio. Beh, andiamo di qui. Allora, beh, poi è una questione di gusto, cioè, a me piace la cosa molto kitsch, per esempio questa lampada è sicuramente kitsch. Questo di che anno? Beh, anni 60, Anni 70, già 60. verso i 70. Mi piaceva perché era brutta, sì, lo so, è una cosa strana, ma portacenere, portariviste, cioè questi tutti oggetti stranissimi, buttati via dalla gente perché non fanno più epoca. Questi non li hai comprati in negozio, No, insomma. Cioè, assolutamente no, quindi comprate in negozio c'è pochissimo, cioè poi voglio dire. mobili, compri queste sedie, Sì, tutta poltrone, roba vassilli. riciclata da mercatini, No, sì. veramente. Sì, questo è abbondantemente usata. Poi la sedia lavavassili usata è più comoda. Non lo so, ecco, questo per esempio, questo qui l'ho preso anni fa, un giochino che avevo da piccolo e non ho potuto resistere alla tentazione. È una macchina del cinema, privata, molto privata. Praticamente questo è il proiettore e visore allo stesso tempo. C'è un filmino, adesso in questo momento è staccato, che gira ad anello, uno lo porta all'occhio, fa girare e vede il film. La cosa bella è il seno della Pampanini da No, giovane. È un robottino anni sì. 60, multifunzionale, con radio incorporata, sveglia, suoneria. Beh, ovviamente è un oggetto kitsch, schifosissimo. No, ma più sono schifosi, più mi piacciono. No? E questo è un altro, questo è una cosa seria, questo è un daguerrotipo. È una delle più belle immagini della storia della fotografia, non questa in particolare, ma come tecnica, come procedimento tecnico. È un momento della storia della fotografia. Io Scusa sono se sono appassionato. indiscreto, ma per Dimmi, esempio questo l'hai pagato a un occhio della ci testa possiamo dare del tu? oppure. Sì, ci diamo del tu. Ecco qui come si tocca, crollano libri. Cioè, questo è un bello strumento da fotografia. Cioè, ecco, se siete acari allergici, non è la vostra casa, questa è di Giopponti. È un classico degli anni 60, molto bello, cioè è un po' ruggito, è un po' in tutti i musei del design. Io non vado ai mercatini per turisti, andavo frequentavo i mercatini di rigattieri, cioè di quelli che spazzolavano i solai. Io ho una cantina che è uno schifo. Un giorno o l'altro chiederò a qualcuno di questi se viene, se a pagamento, portarmi via tutto quello che c'è dentro. Lui lo fa e poi lo butta lì e lo vende. Questo non è da mercatino, Sì, eh? è Cioè, tutto a l'hai trovato in un mercatino, mercatino, però è un sempre. oggetto già ad un certo livello, cioè questa radio è Compresa, da. appunto, stavo guardando la. Questa è la classica Kubo della Brion Vega, o Brion Vega che dir si voglia, ne ho un paio. Anche questo è un po' impolverato, ma è il classico televisore bianco e nero. Adesso l'hanno ripreso il modello per gli amanti del genere ed è a Anche per questa gli ho colori. dato 2 lire, Ma probabilmente. credo di non averlo pagato più di 10-15 mila lire un po' di anni fa. Sì, beh, quelli sono quadri di amici, sculture di amici. Questo è stato un bel colpo. Ah, il Sì, proiettore. questo è un Patek Baby motorizzato, quindi è un modello già molto, molto Anche questo sofisticato, funzionante. funzionante, con lampadine di scorta, Quante? me ne sono rimaste due circa. Dopodiché Ce li ho non da ha basso, sì, dopodiché chiuso. finito. Sì. Questo è un giochino molto bello, siamo attorno agli anni 20 del secolo scorso, non sembra, ma è un
proiettore cinematografico, questo è serigrafato, e qui si fa l'avanzamento manuale, scena dopo scena, e si fa vedere, i personaggi gesticolano e in qualche modo interagiscono con Cinepoli. Ho rivissuto e rivivo al Mercatino parte della mia infanzia, quando trovo i miei giocattoli, infatti da basso tutti i giocattoli di latta bellissimi, che io non ho mai usato e continuo a non usare, ma li ho lì, so che almeno ho il possesso di una parte della mia infanzia pagata a poco prezzo. C'è anche una reazione nei confronti di un territorio che comunque amo. Cioè io sono un ibrido, sono un po' di tutto un po', cioè sono un po' svizzero, non ho delle radici vere. Cioè qualcuno può dire io sono nato qui, questa è la mia terra. In realtà io dico questa è la mia terra perché ci vivo e quindi la amo. La amo, ma naturalmente come tutte le cose che si amano la odio. La odio perché la vedo morire giorno per giorno in mano agli speculatori. Cioè è una cosa pazzesca. Vedo i segni della cultura del territorio. Cultura che in Brianza è quella che è, calvinistica la Brianza, per cui è cultura del lavoro, della dignità, se ne va, se ne è andata, cioè le filande che vengono abbattute, gli opifici, i tessituri abbattuti giorno per giorno, davanti a me anche qua, e al loro posto c'è la cultura del residence, del supermercato, dell'ipermercato, cioè la cultura del falso sostanzialmente. Questo è molto triste, cioè la vivo male questa situazione. Va bene, qui... Ecco, qui vedo altre... Sì, ragazzi... altri mercatini... Il problema è che siamo in inverno, qui si accumula tutto l'accumulabile. È come in ogni cantina. Sì, beh, qui ci sono altri proiettori, lì ci sono poi tutto imballato perché Giulia mi nasconde tutte le cose. Cosa c'è lì? Qui c'è una NIC, che è un giochino molto raffinato del primo Novecento, sempre ho tutta anche una collezione di filmati disegnati a mano. Beh, qui ho un... Beh, tra i vari giochi di latta, e questo è un calcetto tutto in latta. Ah, i giochi di cui poi sì, ti riappropri, insomma. I giochi, quelli che non ho potuto avere, che ho avuto per pochi. Sì, l'ho trovato anche con la scatola. Probabilmente era di un bambino come me. Cioè con una mamma che gliel'ha fatto donare subito ai bambini poveri, vabbè. Sì, ma dunque, no, io ero venuto... No, è rivenuto per... Sì, è vero, per trovare le foto... E questo è il mostribolo. Il mostribolo? Il mostribolo. Sono 3-4 anni di lavoro, cioè in realtà qui c'è una sintesi del lavoro di 3-4 anni, c'è tutto il Museo Lombroso e Gorini.